Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi domenica 16 luglio 2017 in compagnia per questa puntata di Voci Transnazionali con la nostra amica Blanca Briceño che conoscete ormai benissimo e quindi avrete capito che parliamo oggi di Venezuela. La nostra amica Blanca Briceño rapidamente la presentiamo per chi ancora non la conoscesse colpevolmente perché abbiamo tantissime trasmissioni sul nostro archivio. Sull'archivio di Libre TV, che è appunto con lei, Blanca Briceño, la nostra amica radicale, indio, la chiamiamo anche indio perché le piace e perché ha effettivamente un po' anche nell'occhio il lume della follia nelle sue anche proposte e anche nelle sue, però una follia anche di lungimiranza radicale e non violenta, cofondatrice di Aires Ven, che è il gruppo di resistenza e proposta non violenta appunto per il Venezuela, da sempre ovviamente contro il regime chavista, oggi ovviamente contro questa propaggine che è quello di Maduro. Ricordiamo questa piccola disclaimer, lo facciamo, che Chavez è ricordato come l'insepolto e Maduro qui è nominato come l'illegittimo. Allora, parliamo di Venezuela oggi che è, io faccio soltanto una piccola introduzione, un giorno importante perché è un giorno di referendum. In cui i cittadini sono stati chiameranno chiamati, sono chiamati in questo momento proprio a pronunciarsi sostanzialmente in un referendum organizzato dall'opposizione, un referendum su in qualche modo su Maduro in pratica e sostanzialmente anche sulla scontro la sua proposta, perché è un referendum organizzato dall'opposizione di cui già abbiamo parlato, una proposta di costituente, una proposta che aveva aperto, diciamo in qualche modo, delle iniziali speranze di democratizzazione. Però poi appunto qui ne abbiamo parlato anche con Blanca, abbiamo visto che poi sostanzialmente la cosa non è così, anzi tutt'altro. Lo scenario in cui si svolge questo referendum qual è? È un Venezuela devastato, un Venezuela, un popolo, più o meno sono circa 28-29 milioni di persone, se non erro, Blanca mi correggerà se sbaglio, stremato da violenza, da fame, scontri continui, omicidi, lotte tra bande interne, un'inflazione galoppante, un'emergenza alimentare, un'emergenza sanitaria, una mortalità infantile che è cresciuta in modo esponenziale. E, ecco, a questo referendum sono chiamate appunto più o meno 19 milioni di persone, dovrebbero essere più o meno. Le persone che hanno diritto sono stati installati più o meno 14.000 seggi anche all'estero e quindi insomma vedremo quello che uscirà. Ovviamente le notizie più importanti e più dettagliate ce le dà Blanca Briceño, a cui do subito la parola. Bene, grazie Gianni, un saluto a tutti gli ascoltatori di Liberi TV e un ringraziamento profondo come sempre di avere questa possibilità di libera parola che solo Liberi.tv ci dà. Ringraziamo nel nome del nostro popolo, della nostra gente. Sicuramente oggi c'è questa giornata per un plebiscito che non è potuto stare sospeso dal regime, in quanto comunque gli articoli 62 e 70 della nostra Costituzione in qualche modo lo permettevano ed in qualche modo è stato un meccanismo poi sostanziato nella Costituzione del 99, ma che fu la mossa che permessi a Chavez, all'insepolto, di fare la incostituzionale costituente che ci regge ora del 1999. Sicuramente ci sono, ti confermo tutti quei dati e allora ti passo a leggere più o meno approssimativamente le tre domande, perché non è un plebiscito sul sì o sul no, bensì su tre domande, due delle quali sono, diciamo, incluse, sono contemplate, sono previste nella Costituzione nazionale. La terza domanda ha una parte sì ed una parte no. Allora, dice rifiuti che il regime non abbia chiesto al popolo se voleva o meno una costituente, sì, no. La seconda è
se vogliamo che le forze armate nazionali e i funzionari pubblici devono obbedire e difendere la Costituzione del 99 e anche sostenere le decisioni dell'Assemblea nazionale. Come vedi, sono tre parti per una sola risposta. Poi la terza dice se approvi che siano rinnovati i poteri pubblici secondo la Costituzione, che si realizzino, seconda parte della terza domanda, che si realizzino elezioni liberi e trasparenti, e poi questa parte qua. Così come la formazione di un governo di unione nazionale per restituire l'ordine costituzionale. Tu capisci che questa domanda, almeno per Heidegger, è una domanda anche pericolosa. Quello che vogliamo lasciare detto qui a Liberi TV per futura memoria è che certamente cosa succede? Succede che questa situazione fa ricadere il peso di qualsiasi situazione il paese vada a vivere sul popolo. Perché? Perché ci sono anche persone e organizzazioni che hanno chiamato a non votare e quindi, come sempre, trovare un colpevole molto esterno è facile. Poi, onestamente, cosa si cela sotto questo governo di unione nazionale? Secondo, che vuol dire? Chi sono? Sappiamo, ne abbiamo parlato, forse poi avremo un po' di tempo per riprendere, le azioni della fiscale generale, della procuratrice, e quindi, confermare altre cose. Però, comunque, abbiamo detto che l'opposizione collaborazionista, elettorera e politicante non ha fatto in questi 19 anni che altro che portare il popolo al mattatoio ed arrivare a questa gravissima situazione dove comunque si è perpetrato un olocausto ed è in atto uno sterminio per fame, denutrizione e malasanità, che Heidegger denuncia da moltissimi anni, incluso l'intervento a Bruxelles nel 2008. Allora, caricare tutto questo è veramente pesante, ma c'è un'ingenuità di popolo, benché si possa dire che in questi anni il popolo venezuelano ha acquisito una maturità politica, magari malformata, magari non libertaria, totalmente cosciente di cosa sia vivere in uno stato di diritto, ma comunque è stata così. Allora, ti leggo posizioni che non vanno nell'indirizzo di sostenere anche l'assurdità in un momento in cui abbiamo 100 morti e più di 100 giorni di ribellione. E descrive la giornalista Maria Elena Salazar, dice: sconfiggere la Costituente senza un governo di transizione è una rendizione ed è uno scherzo contro il popolo in ribellione, è prenderlo in giro perché lo è in ribellione da più di 100 giorni. Chiedo scusa per la traduzione libera, ma si capisce che quando tu qua confermi un governo di unione nazionale, allora stanno parlando probabilmente, perché non lo sappiamo, sono tutte negoziazioni molto nascoste, oscure, di alleare l'attuale opposizione ufficialista con il chavismo che si dice, lo chiamano ora decentemente critico, noi ne abbiamo parlato molte volte dei Centauros, e sicuramente ha la testa di Selena Ortega perché ogni giorno fa una decisione, decide un qualcosa che in 19 anni questi della MUD nemmeno si sono Ricordiamo svegliati. che recentemente è stato scarcerato Leopoldo Lopez, che è il fondatore, diciamo, del partito di opposizione più grande, che stava incarcerato. È stato scarcerato, insomma, in prossimità di questa pronuncia. Bene, sì,
Difatti non so, no, è stato scarcerato e lui ha dichiarato che nessuna protezione sulla sua pelle perché avrebbe preferito tornare in carcere anziché diciamo, non battagliare per la libertà del Venezuela. Ma lo veniamo dicendo da questo canale di Liberi.tv da tempo che non esiste se non un continuismo. Eventualmente come proposta, già in questo momento in un grande connubio che sicuramente vuole implicare soprattutto l'impunità di un narcostato. Queste conversazioni, uno dei capi di questo giro è stato proprio Zapatero, che viene considerato dagli analisti politici, persino di sinistra venezuelani, come un distruttore della Spagna, cioè un inutile per portare avanti una evoluzione di quel paese. Comunque lui, con Torrijos del Panama e Leonel Fernández della Repubblica Dominicana, non sappiamo però quanti soldi hanno ricevuto, però sono assoldati dal regime. E tu sai che per Airelvén è molto importante l'insegnamento di Gesù quando dice conoscerete la verità vi farà liberi, perché addirittura c'è stata una giornalista che ha un programma, una giornalista venezuelana che è nell'esilio, è stata perseguitata, poi è finita nell'esilio, la quale ha veramente criticato profondamente che il portavoce di Voluntad Popular, quindi Leopoldo López, possa farci conoscere cosa ha detto Rajoy, cosa hanno detto altri personaggi che vanno in visita, perché bisogna dire prima che lui non è libero, perché lui ha casa per carcere, quindi lui continua ad essere in prigione, è completamente limitato, però le visite vanno e vengono. Quindi cosa dice Rajoy lo sappiamo, cosa dice qualcun altro lo sappiamo. Di cosa conversano Zapatero e Leopoldo López non lo si sa, e c'è soprattutto un gruppo di giornaliste che chiede sapere questa verità. Sappiamo però che ci sono stati conversazioni previa alla sua liberazione tra l'ambasciata di Spagna con la cupola di Voluntad Popolare, partito iscritto all'Internazionale Socialista e Rajoy. Quindi questo è stato veramente così. Noi consideriamo che il fatto che non esista la parola governo di transizione sia gravissimo. Comunque, Gianni, io se non ti spiace, uscendo da questo, io solo ti vorrei fare cenno di una intervista che di questo uomo abbiamo già parlato qui a Spazio Transnazionale per Liberi.tv, del dottor Elis, quando si parlava in un momento, forse 2 anni fa, di queste ricerche che faceva il Dipartimento di Stato sui Narcos del Venezuela. Allora, gli fanno una domanda dicendo, ma la negoziazione sulla crisi venezuelana deve essere fatta per coloro del Cono Sur, cioè la gente di UNASUR, oppure gli Stati Uniti? Allora, cosa si devono aspettare i latinoamericani? E il dottor Elis risponde, e se la traduco mi perdonate, dice, quello che succede nel Venezuela non è una questione politica o di rapporti internazionali, bensì un colpo del crimine organizzato a grande scala. Gruppi di criminali ha preso il controllo dello Stato e assaltato la sua tesoreria. Il problema di fondo è che non esiste un meccanismo giuridico internazionale né un modello di cooperazione regionale che permetta di recuperare uno Stato in queste circostanze senza violare la sua sovranità, in modo tale che non c'è come liberare il Venezuela, la sua gente e le sue risorse da coloro che la sequestrano a punta di pistola. Va bene, lo diciamo con le loro parole, noi lo stiamo dicendo fin dalla prima intervista in cui ci siamo conosciuti.
Questa è una delle ragioni per cui io voglio liberare, non io, perdonatemi, Aires Ven vuole dare libertà anche nello spirito, nella coscienza e nell'anima a tutti coloro che oggi si permetteranno di non firmare questo strano referendum con queste domande ambigue e che indubbiamente ci faranno probabilmente guadagnare anziché ammirazione per il nostro coraggio di dichiarare queste cose, magari rifiuto, ma più di Gesù non saranno, quindi di quelli che Gesù ha sofferto. Quindi come vedi è una situazione, negli Stati Uniti si è scatenata, ecco perché la liberazione di Leopoldo López, c'è anche questo, che il pilota di Cilia Flores, la prima combattente, è stato preso in Colombia, ma non è stato deportato nel Venezuela, l'illegittimo non è riuscito a portarlo lì, è andato negli Stati Uniti. Canta moltissimo e quindi si pensa anche che sotto questo scambio di casa per carcere ci siano pure tutta la problematica di condannati negli Stati Uniti per narcotraffico, ci sono questi nipoti della famiglia usurpatrice dei boss, sì, diciamo che questa connotazione di economia venezuelana ormai che ha tutte le caratteristiche di un narcostato, di un'economia propria del traffico di stupefacenti, la dà anche una giornalista che si chiama Maria Torres Muñoz, che penso che conoscerai, che sta, credo appunto anche lei sta negli Stati Uniti, lavora a New York come giornalista, e praticamente dà questa connotazione, oltre che appuntare molto anche l'indice sul fatto che quando Maduro vinse le elezioni, lei scrive, questo si trova sull'inchiesta.it, servivano 25 bolivar venezuelani per comprare un dollaro americano, oggi ne servono 7.960. E anche questo, insomma, è un indicatore importante di come ormai anche dal punto di vista internazionale questo paese sta un po' alla deriva, da un punto di vista anche di credibilità interna, anche investitori e così via, insomma. Sì, sicuramente abbiamo anche parlato di quattro cambi diversi, no? C'è sì. Quello a 10 bolivar, cioè, cosa che ha ovviamente, diciamo, con una conoscenza di... Ecco, cosa è successo anche nel Venezuela? Nel Venezuela con questa gente è successo anche che tutti gli errori che la sinistra ha commesso attorno al pianeta, loro li hanno corretti, per cui il sistema è molto blindato. Difatti, per esempio, c'è un grande analista venezuelano che vorrei risparmiare il nome, che sostiene appunto che il complotto non solo delle sinistre, ma come fanno gli imprenditori che vogliono fare, diciamo, negoziazioni corrette nel Venezuela, a semplicemente andare in questa situazione quando, guarda bene, perché anche noi come Aires Ven abbiamo contrastato questa cosa dell'isolamento del Venezuela, forse si potrebbe dire dell'Occidente, non lo so. Però se Maduro è il segretario generale dell'Organizzazione dei Paesi Non Alienati, che sono 120 più 15 osservatori, con l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che sono 57 paesi, la Lega Araba, che sono 22 paesi, tutto questo è stato orchestrato in un modo molto compatto e tutte queste, diciamo, manovre economiche, per esempio le banche, quando l'Iran non poteva avere dollari, allora priva le banche nel Venezuela, adesso è viceversa, tra l'altro anche per finanziare il Podemos spagnolo, ancora non lo sa. Detto, mi pare. Sì, Leonard. Quindi
Sicuramente, bene, io ti dirò che qua in Italia, almeno a Torino, più o meno chi gestisce questo cambio si sta girando, giovedì della settimana scorsa era 10.000 bolivare per un dollaro, quindi tu capisci che i livelli di corruzione sono enormi. Ma pure questo commentarista pure sostiene che sono le sinistre internazionali che sostengono, tra cui non solo Cuba, ma veramente i democratici degli Stati Uniti. Questo però lo possiamo lasciare per un Sì, altro momento. io volevo soltanto chiederti un commento ad una, diciamo, definizione, una, diciamo, a una sintesi, ecco, di quello che è adesso Maduro, appunto, di questa, che si trova in quest'articolo della Maria Torres Muñoz. Lei dice che praticamente sta cercando Maduro di, con delle vie che possono assomigliare il più possibile a delle vie che rispettino la legalità, di instaurare una dittatura permanente, simile a quella cubana in pratica, a una dittatura irremovibile. Bene, io penso che l'abbiamo già detto noi da sempre, riconosciamo che sia, la ringrazio a Maria Cristina Muñoz, questo suo articolo non l'ho letto, però concordo assolutamente con questo che lei dice, anche perché devono blindare elezioni permanenti, cioè, sì, cioè vitalizie. Magari non segnare un periodo, potrebbe essere anche un gioco che instaurano l'Assemblea Nazionale Costituente Comunale, così l'ha chiamata la prima volta, cosa che non esiste nella Costituzione con quel nome, e quindi non, al momento in cui si instaura i poteri, cioè diventa sopra i poteri pubblici, e quindi questi vengono, diciamo, annullati, per cui sarebbe un modo in cui naturalmente scadrebbe la procuratrice generale e sicuramente fare tutto quello che vogliono. Loro hanno il Venezuela per carcere perché non riescono molti di loro a uscire. Ricordati, ecco, che quando abbiamo parlato del venezuelino Aruba, che è stato preso dalla DEA, poi è stato liberato, e quindi, diciamo, un luogotenente della Guardia del Corpo di Diosdado Cabello, così chiamato da me, Deopelo Cabuya, di lui, questo grande capo dei Narcosoles, ha parlato, se ne è fuggito negli Stati Uniti. E certo che per sostenere un narcostato così, indubbiamente hanno bisogno di una costituzione. Il travestimento di democrazia oramai è quasi universale, perché infatti da noi non si usa il termine democrazia reale, che vorrebbe dire quella ambita, però guarda, con noi orientali sappiamo esattamente cosa significa, ed è questo. Sicuramente, anche che se loro riescono ad arrivare lì, come hanno detto, noi diciamo truene llueve relampaghe, vuol dire che ci siano i tuoni, che piova, che ci siano i lampi, si farà questa cosa, l'hanno già dichiarato. Ma tu capisci che comunque le armi, i cartel dei generali, e sono in mano a loro. Blanca, questa Secondo. cosa oggi, adesso vediamo un po' come va, dobbiamo seguirla. Noi adesso stiamo praticamente ormai agli sgoccioli col tempo, dobbiamo seguirla e vedere. Poi chiaramente faremo qualche commento su quello che è il risultato. Penso che sia importante anche abbiamo visto adesso i quesiti, tu ci hai detto, ma anche come si svolge, come si sarà svolta, se insomma un'atmosfera più o meno pacifica, di serenità, perché qualsiasi, diciamo, quesito sia, perlomeno che ci sia un'atmosfera di serenità. Sappiamo, come tu ci hai detto, che
girano tantissime armi, ci sono diciamo, i paragovernativi, vari plotoni che girano, insomma, anche quello è importante, capire se si riesce, se questa opposizione riesca almeno a garantire una pausa in questo marasma di violenza. Va bene, questo potrebbe essere anche un accordo, parte dell'accordo, indubbiamente. Comunque, semplicemente il regime ha convocato ad un simulacro di votazioni per l'Assemblea Costituente oggi. Quindi il ragionamento che farò come se io fossi un bambino di 10 anni, cioè, il ragionamento di Ayres Rehn è questo. Allora, ci sono 14 milioni del carnet della patria di cui abbiamo dato notizia. Sono sistemi elettronici quelli che generano questi carnet. Se oggi 14 milioni di questi non si presentano, col carnet della patria c'hai le borse di alimentarie, c'hai le medicine, c'hai tutti i servizi comunque. Cosa succederà? Quanti venezuelani avanzano perché comunque la risposta, e loro aspettano 7-8 milioni di presenza nei tavoli, nelle urne, se fossero altri 14 milioni saremmo la popolazione intera, quindi non ci sarebbe un solo minore. Queste sono domande a cui l'opposizione non ha mai dato risposta, non so se hanno garantito qualcosa perché l'esercito indubbiamente è a custodire integralmente questo simulacro, per cui questo non lo so dire. La diaspora, che siamo quasi 2 milioni, benché io sono uscita prima, comunque la diaspora, veramente si è organizzata e probabilmente sarà in condizioni normali dei paesi dove vivono. Ayres Rehn sarà presente al tavolo fino alle 18, al tavolo che si è organizzato a Torino. Ecco, quindi saprò darti molti Bene. riferimenti come esperienza personale. Va bene. Quindi, peccato sempre, diciamo, che c'è stata una proposta del progetto Paese Venezuela riconciliata tramite una Assemblea Nazionale Costituente del potere originario, progetto nel quale Ayres Rehn ha partecipato dal 2013, ma onestamente, come diceva Gesù, chi abbia orecchi ascolti, non ne abbiamo trovate molte se non quelle di vivere. Va bene, Quindi, questi accostamenti sono forse un po' blasfemi, però io mi sento comunque onorato. Blanca, io ti ringrazio ancora per questa finestra sul Venezuela che tu ci offri. Il mondo se ne è accorto adesso, da qualche settimana, di quello che sta accadendo in Venezuela. Noi in qualche modo sono più di 3 anni che ne parliamo e abbiamo, grazie a te, in qualche modo era facile prevedere che la situazione avrebbe avuto un'escalation così drammatica. Niente, a questo punto io ringrazio te e do appuntamento ai nostri ascoltatori a questo video. Ricordiamoci che abbiamo registrato domenica 16, il momento appunto in cui in questo momento il Venezuela, i cittadini del Venezuela sono chiamati a un referendum. Vedremo un po' quello che ne uscirà fuori. Ringrazio ancora Blanca Bicegno, le do ancora la parola per la chiusura. A te. ok, bene, velocemente leggo una citazione del Libertador che lui scrisse per il 10 maggio 1825 con la fondazione della Bolivia e dice così: due soliti mostruosi nemici di ogni sana democrazia ci sono, che sono la tirannide e l'anarchia, inevitabili entrambi. Se mancano la moralità, la concordia, la disciplina, il rispetto reciproco.
Ecco, io dico viva il glorioso pueblo de Venezuela, gloria al bravo pueblo che si trova per le strade lottando per una sua libertà. Tradito e tradito mille volte, ma ci sarà un'ultima sopra la quale, come pietra fondante che fu rifiutata dal mondo perché abbiamo avvertito da molto tempo cosa sta succedendo con il paese, a dividerlo tra potenze mondiali e tra bande di narcotraffico internazionale, ebbene il popolo venezuelano risponde con l'onestà, con la verità, con la sua fede, perché siamo un popolo credente, questo non ce l'hanno potuto togliere e che il Signore ci benedica. Grazie. Libertà per tutti i prigionieri politici, i fratelli Guevara, lo commissario e tutti i ragazzi e i militari che in questo momento subiscono anche le delazioni dell'opposizione. Grazie Gianni, il Signore benedica pure. Grazie Blanca, guardateci e fate girare questo video. Grazie ancora.